Sì. Mi raccomando. Vai. Alvaro, non è una grande partenza, non è certamente quello che aspettavate. No, non è quello che noi vogliamo, però bueno, sembra che abbiamo fatto una buona partita. Giù i microfoni. La squadra meritava di più, però non possiamo lasciare così andare una vittoria come oggi, quando la partita sembrava tranquilla. Abbiamo 3-4 minuti che abbiamo stato male, loro hanno trovato quelle due gol e dopo con un uomo di meno era difficile. Per fortuna abbiamo trovato il pareggio, magari anche in un'altra situazione dovevamo vincere, però bueno, adesso andare avanti siamo capaci di arrivare all'ottavo di finale. Nel secondo passo è stato un po' scarico nella ripresa. Sì, magari abbiamo fermato un po', non lo so perché, anche magari qualità di loro, virtù di loro, però siamo un po' arrabbiati per quello, perché mi sembra che abbiamo giocato meglio che loro, però il calcio è così, no? Non possiamo lasciare andare come oggi le tre punti che erano importanti per noi. È stato un passo indietro. La cosa importante è stata la reazione, siete andati sotto 2-1, il calcio di rigore, l'uomo in meno e comunque l'avete ripresa. Sì, anche possiamo vincere, mi sembra due o tre situazioni dopo del pareggio che magari era il terzo gol di noi, però bueno, adesso guardare avanti, pensare alla partita della domenica del calcio italiano e dopo un'altra volta pensare alla UEFA. Alvaro, c'è stato il rischio che dopo la bella partita di Milano vi siete sentiti un po' troppo forti? No, noi sempre lavoriamo con unità, abbiamo affrontato questa partita, lo hanno visto nel primo minuto, subito cercando di vincere. Dopo magari nel secondo tempo, non so perché, abbiamo fermato un po' e loro hanno trovato quello due gol, però mi sembra che la squadra, quello mai è così, di perdere la umiltà, mi sembra che no. Può essere stato un problema il fatto che avete giocato con un modulo che avevate provato molto poco, quasi niente, dato l'infortunio di Mauri di ieri? No, magari non lo abbiamo lavorato la settimana e subito per l'infortunio tuve che trovare una soluzione, però anche mi sembra che abbiamo giocato bene, abbiamo trovato tante situazioni di gol, magari lì dove abbiamo sbagliato alla fine, no? Anche io magari due o tre occasioni di gol, dobbiamo migliorare in quello e niente, farlo così con più precisione alla ora di arrivare alla porta. 4 gol subiti in 2 partite, c'è qualcosa da registrare dietro, in difesa? Magari un po' di attenzione di più in palla ferma, no? Abbiamo preso 2 gol così, uno a Milano, uno oggi, dobbiamo stare più attento in quella situazione in palla ferma, però tutti quello per lavorare sono le due prime partite, tutti la squadra stanno cercando di trovare la meglio condizione. E aspettiamo che la domenica la Lazio giochi magari come oggi, però trovi la vittoria. Senti, tu hai fatto una grande Coppa America, come torni nel campione italiano? No, torno nella stessa forma che l'anno scorso, lavorando con umiltà, cercando di sfruttare tutti la possibilità che mi dà il mister quando vado in campo, cercando di farlo bene, perché sai che in questa squadra siamo tanti giocatori, tanti di qualità che tutte le volte che vado in campo devo farlo bene, perché se voglio giocare deve essere così. Grazie. Ecco.